Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel nostro canale YouTube. Quest'oggi parleremo dello Z Fold 3 in maniera un pochettino diversa rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso o a molti video che ho visto uscire sui canali del tubo da parte dei miei colleghi, perché metteremo sotto torchio lo Z Fold 3 sotto uno di quelli che sono i suoi punti deboli, così è considerato, e cioè quello fotografico. Ma adesso non perdiamo tempo e partiamo con la sigla. Eccoci qui, come potete capire dal titolo del video, quest'oggi abbiamo trascorso una stupenda giornata in montagna. Logicamente non l'ho trascorsa da solo con lo Z Fold 3, ma l'ho trascorsa con la mia famiglia, con mia moglie, con mio figlio. È stata una giornata bellissima, piena di sole, c'era la neve ed è stato tutto molto bello. Siccome ho visto tantissimi, anche ho realizzato altrettanti video sullo Z Fold 3 dove si parla di display, si parla di autonomia, si parla di tanti aspetti, e viene sempre considerato quello fotografico un punto debole del top di gamma dei foldable di Samsung. Pertanto quest'oggi ho avuto l'idea di metterlo sotto torchio, sotto l'aspetto fotografico, e vediamo come si è comportato questo mostriciattolo. Scusa, chi è il mostriciattolo? Questo è mio figlio che voleva fare uno sketch. Il mostriciattolo è lo Z Fold 3, che ecco qua abbiamo nell'IKDS Universe, relativo proprio ai nuovi S22, e vi dirò perché mi è venuto in mente di fare adesso questo video. L'idea di fare delle foto, insomma una carta fotografica sulla neve con lo Z Fold 3, mi è venuto per due motivi. Uno, perché sono stati ormai presentati quasi tutti i top di gamma del 2022, parliamo di OnePlus 10 Pro, parliamo del Find N di Oppo per quanto riguarda il mercato dei pieghevoli, parliamo del Mi 10 per quanto riguarda Xiaomi, Oppo deve ancora presentare il nuovo Find X5 Pro, Honor ha presentato il Magic V per quanto riguarda sempre il mercato dei pieghevoli. Insomma, è stato un fine 2021, inizio 2022 molto molto corposo sotto l'aspetto delle presentazioni, ma la verità è che nessun prodotto è stato ancora commercializzato in Europa e a livello mondiale, sono stati tutti riservati per il mercato cinese. Pertanto abbiamo ROM diverse, abbiamo anche parametri a livello Wi-Fi, Bluetooth e anche di rete che non sono i medesimi rispetto ai prodotti europei. Allora ho deciso proprio di non continuare a spingere sotto questi aspetti, perché escono leaks, rumors, escono sempre titoli copia e incolla. Non siamo fatti così, non sono questi i video che ci piace fare. Se qualcuno invece fosse interessato a valutare l'acquisto dello Z Fold 3 ed ha dei dubbi perché non è convinto delle sue prestazioni fotografiche, ha tre moduli da 12 megapixel, non ha fotocamera da 48, 64, 108 megapixel. Vedremo se il numero di pixel fa la foto, oppure se, come sosteniamo da sempre, non è il numero dei pixel che determina la qualità fotografica di un prodotto. Pertanto non perdiamo tempo, andiamo adesso a vedere la carrellata fotografica realizzata oggi con lo Z Fold 3. Prima di partire a farvi vedere tutte le foto che abbiamo inserito in questo video, vi comunico che sono state tutte realizzate con il punta e scatta. Non ho disattivato l'IA semplicemente perché io sono un fattore che, quando abbiamo uno smartphone, ragazzi, dobbiamo realizzare le foto con il punta e scatta, senza andare a fare settaggi di vario tipo, senza andare a installare e disinstallare l'IA, perché è vero, sicuramente i colori cambiano un pochettino, ma la foto nella sostanza rimane comunque sia quella. Pertanto adesso andiamo a vederci tutte le foto, le analizzeremo una per una in tutti i vari formati, considerato anche che abbiamo realizzato alcuni scatti in controsole proprio per mettere nella maggiore difficoltà possibile lo Z Fold 3. Appena scesi dalla macchina, immediatamente la prima foto, molto molto buona, perché le varie tonalità del bianco, così come i chiariscuri e le ombre, vengono colti in maniera precisa. Forse viene un po' troppo caricato il verde dell'albero sulla sinistra, ma è un piccolo dettaglio. Questa è una foto panoramica a 180 gradi del versante della montagna. A me mi è molto piaciuta perché riesce comunque a dare l'impressione della parte centrale dove domina la cima con tutti gli impianti di sci, diciamo, ai suoi piedi, mentre a destra e a sinistra c'erano proprio le montagne isolate, e la foto secondo me rende quello che è il contesto che stavamo fotografando. Qui abbiamo fatto delle foto in controsole, batteva forte sugli alberi, potete vederlo, i chiari scuri sono colti bene, anche gli alberi vengono presi e gestiti bene a livello di rami di particolari. Foto fatta questa in 1x.
Questa è una foto invece fatta in 0,5x, presa da un'altra angolazione, il sole batteva dal lato destro, anche qui vengono colti gli alberi nella parte illuminata dal sole in maniera abbastanza precisa, così come la parte in ombra viene messa in risalto nella maniera corretta. A livello cromatico di dettaglio questa foto è promossa. Questa foto mette in risalto lo sfondo con tutti i chiari e gli scuri, con me purtroppo che rovino tutto in primo piano. Anche questa abbiamo leggermente cambiato il versante e lavorato con il grandangolo, mette in risalto l'azzurro del cielo, il bianco della neve con i versanti che ormai cominciano ad essere in ombra. Qui abbiamo cambiato angolatura la foto orizzontale per ampliare ancora di più lo sfondo e la capacità di cogliere i particolari. Forse un po' bruciato il prato, questo sì, ma ripeto, con il sole che picchiava forte sulla neve è chiaro che i colori non potevano essere colti tutti nella maniera migliore. Questa invece è una foto completamente in controsole e qui ZFOLT si è comportato molto molto bene, perché il prato non viene assolutamente bruciato, anzi vengono colti sul lato destro molto bene il verde dell'erba e il marrone della terra, così come il bianco della neve è tosto ma riesce a prendere tutte le zone in ombra e sullo sfondo riesce a prendere i colori in maniera molto dettagliata e molto naturale. Versante della montagna preso in 0,5x, versante preso in 1x, versante preso in 4x, versante preso in 10x, dove vediamo che la perdita di dettaglio è molto importante e anche se le cime sono distinguibili, comunque la foto sicuramente non è sufficiente. Andiamo adesso a vedere come si comportano i sensori con un aspetto cromatico in 10x meno complesso. Utilizzando il grandangolo 0,5x, la neve è colta con tutte le sue sfumature, con tutte le sue, diciamo, parti più farraginose in maniera abbastanza precisa. Vengono prese anche le impronte delle persone che sono passate. I colori sono naturali e la foto a me sinceramente è piaciuta molto. Andando a stringere in 1x, vediamo che le impronte in lontananza sono colte con molta precisione dai sensori ZFOLT 3 e i colori anche sono abbastanza naturali, anche qui una foto sufficiente. 4x iniziamo ad andare in difficoltà sul particolare della montagna sullo sfondo, mentre la neve viene ancora colta con precisione e questo mi ha sorpreso. 10x come nella foto precedente, è chiaro che la perdita di dettaglio e rumore sono molto molto importanti e molto forti, questo è il limite dei sensori a cui il software obiettivamente non riesce nella maniera più assoluta a sopperire. Buoni selfie, riescono a cogliere i particolari in maniera precisa, anche lo sfondo è leggermente messo in secondo piano, è una foto che mi è piaciuta perché eravamo veramente contro sole e ogni sfumatura non era facile da cogliere. Molto buone le foto ritratto, il soggetto viene messo in primo piano in maniera precisa, l'aspetto cromatico è molto molto naturale e devo essere sincero, una foto che mi è piaciuta molto, così come lo sfondo che viene sistematicamente messo in secondo piano ma senza esagerare, in maniera abbastanza naturale. Foto ritratto promossa. Video slow motion molto molto bello, devo dire che sul lato destro sicuramente la neve è bruciata ma sul lato sinistro è colta in maniera molto precisa anche nella parte centrale dove era evidentemente passato il gatto delle nevi. I particolari sono veramente impressionanti perché il Bob veniva da molto lontano, mio figlio tra un po' sta per imitare la valanga azzurra perché alzerà veramente tantissima neve, però il filmato mi è molto molto piaciuto, vi lascio adesso sentire come la capsula coglie i rumori. Adesso passiamo al video a velocità normale. Questa è l'ultima foto che vi mostro. Al di là dell'aspetto cromatico e della definizione dei particolari, che è veramente molto molto valida, anche perché tendo a dire che questa è una foto che ho fatto mentre il Bob era in piena corsa, perciò Samsung ZFOLT 3 è riuscito a cogliere perfettamente l'attimo e addirittura a mettere a fuoco in maniera perfetta mia moglie e mio figlio che stavano scendendo con il Bob a tutta velocità. Questa foto forse è la migliore di tutte. Ok, le foto sono state fatte in condizioni che sembrano semplici e scontate perché abbiamo luce del sole, luce naturale, abbiamo la neve, i contrasti, ma non sono così semplici poi da portare a casa. Perché? Perché quando il sole picchia in quel modo sulla neve ci sono tanti riverberi, tanti chiaroscuri e il bianco veramente è fortissimo. Il cielo è stato sempre azzurro senza una nuvola, pertanto non sono, diciamo, risultati così, così scontati. E devo essere sincero, Samsung ZFOLT 3 si è comportato veramente bene, ha fatto scatti che riportati anche sugli display da 7,6 pollici
danno l'idea di avere comunque una base solida a livello fotografico, sicuramente con sensori migliori, più dotati, e il prossimo anno saranno sicuramente installati, penso, perché il Find N di Oppo lancia una sfida importante sotto questo aspetto, sicuramente potrà dare molte molte più soddisfazioni ai propri possessori. Molto molto buoni video, di essere sincero, ma questo è un classico di Samsung. Ottima la capsula audio stereo, avete visto anche da molto lontano come coglieva i rumori del Bob sulla neve, pertanto mi ha piacevolmente sorpreso. Devo essere sincero, quando andiamo a spingere sul 10x, purtroppo c'è molto rumore, ci sono molte sgranature sulle foto, i dettagli perdono di qualità, ma anche iPhone 13 Pro ed iPhone 13 Pro Max soffrono molto il 10x. Purtroppo i sensori da 12 megapixel montati su entrambi i device non hanno sicuramente le potenzialità, anche ottimizzando il livello software, per dare scatti insomma di qualità fino al 10x. Comunque sono molto soddisfatto di come si è comportato lo Z Fold 3. Per quanto riguarda l'autonomia, devo essere sincero, da quando Samsung ha aggiornato ad Android 12 e alla UI 4.0, la batteria è molto molto migliorata. Oggi abbiamo fatto circa 1 ora e mezza di chiamate, una 50ina di WhatsApp, 250 messaggi Telegram, a cui ho risposto circa da 50ina, poi navigazione in internet, fotografie circa 80-90 foto, mezz'ora di Google Maps, 300 km, pertanto abbiamo fatto anche in montagna con un collegamento e uno scollegamento dalle celle, che sappiamo benissimo aumenta il consumo del device quando va in viaggio. E se riuscite a vederlo, ve lo faccio vedere, ragazzi, batteria alle 22:10 di sera, 19%, pertanto la giornata se la sfanga e se la porta a casa molto molto bene. Per quanto riguarda poi il consumo a display acceso, intendo quello grande, devo dire che anche questo è molto molto migliorato. Adesso ultimamente sto guardando diverse partite su Sky, film su Netflix, Disney Plus, e una partita scarica circa il 20-25% di batteria, non di più, ma siamo più vicino al 20 che al 25. Stessa cosa per quanto riguarda i film in Full HD, pertanto abbiamo sempre i 120 Hz attivi quando abbiamo immagini dinamiche. E se qualcuno avesse dei dubbi sull'autonomia di questo mostriciattolo, come prima scherzavo con mio figlio, devo essere sincero, è molto migliorata, perciò il comparto fotocamera è tutto sommato promosso, e anche l'autonomia è notevolmente, lo ripeto ancora, migliorata con Android 12 e la UI 4.0. Vedremo adesso cosa accadrà con la UI 4.1, se ci saranno ulteriori ottimizzazioni, perché è già in beta per quanto riguarda S21 Ultra, uscirà con S22 e dopodiché arriverà sicuramente sui foldable del 2021 di Samsung. Pertanto, ragazzi, diciamo che sotto l'aspetto fotografico Z Fold è un telefono che sicuramente non è un camera phone, ma porta sempre a casa in condizioni standard lo scatto. A livello di autonomia è molto migliorato, la giornata ormai la copre tranquillamente. Per quanto riguarda il display, come già detto, inutile che ne stiamo a parlare, è un display assolutamente pazzesco. E è un prodotto maturo, è un prodotto che adesso può essere acquistato e può essere venduto al 100%, considerando che il display oltretutto è un display Wacom con la possibilità di lavorare con la S Pen. Sicuramente dopo 3 anni di pieghevoli, diciamo che iniziamo ad affrontare un settore dove i prodotti, non si può più avere paura del discorso delle cerniere, perché sono comunque garantite, sia lo Z Flip 3 che lo Z Fold, che il Moto Razr di Motorola. Sono arrivati inoltre Oppo nel mercato con un prodotto che secondo me farà molto molto bene quest'anno, che è il Find N, e ci si è appunto inserita anche Honor con il suo Magic V. Pertanto è sicuramente il segmento smartphone che nel 2021 ha fatto registrare il più alto tasso di incremento di vendite, e sicuramente nel 2022 questo trend continuerà, perché secondo tutti gli analisti nei prossimi anni a venire saranno loro i re del mercato. Se qualcuno mi dice vale la pena acquistarlo a 1800 euro, secondo me no, perché nulla vale 1800 euro a livello di smartphone, ma se lo trovate un buon usato, se lo trovate sconto, se valutate l'acquisto, ragazzi, io vi dico che adesso è un telefono da portare a casa, perché sicuramente può togliere tante tante soddisfazioni. Ah, piccolo inciso: non acquistate garanzia Europa. Perché? Perché non vi permette di attivare la Samsung Care Plus, l'assicurazione contro la rottura del display. Perché
Lo Z Fold 3, una volta registrato, potete registrarlo nel sito Samsung solamente se è un Garanzia Italia, questo lo vedono dalle miei, vi permetterà nel primo anno, se rompete in maniera purtroppo inopportuna, ma succede, il display, può accadere, una sostituzione completamente gratuita a costo zero. Pertanto questo è un motivo in più, insomma, per provare questo smartphone. Se il video vi è piaciuto, fatecelo sapere nei commenti sotto, mi raccomando ragazzi, pollicioni, iscrivetevi, perché siamo un canale dei giovani, abbiamo bisogno di voi per salire, per essere sempre più competitivi. Pertanto, iscrizioni, condivisioni, attivate la campanella per tutti i futuri video. Un saluto ragazzi da GTEC 2020, ci vediamo al prossimo.